La rassegna stampa è offerta da... Sabato 29 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il Messaggero, Regioni, nuovo scandalo, blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di Piemonte ed Emilia Romagna. A Torino rimborsi spese da shock, inchiesta anche a Bologna. Una giusta riforma, la politica, i costi e le regole da scrivere. Il calcio, Zeman sfida Juventus e Cori. Via rincari di luce e gas e la spesa cresce del 4,7%. I prezzi di alimentare e carburanti continuano ad aumentare. L'addio, morto l'ex procuratore antimafia Vigna, indagò su un mostro di Firenze e stragi. Passiamo alla stampa, Regioni, l'inchiesta si allarga, Cota, nulla da nascondere, online, rimborsi chilometrici, la Corte dei Conti, scandali sconcertanti, a noi bilanci dei partiti, Finanza in Piemonte ed Emilia, acquisiti i documenti sulle spese dei consiglieri. Verso il voto, Marchionne, sia il bis del Premier. La di Fiat sarebbe un passo avanti enorme per il paese, toglierebbe incertezza. In retroscena, niente primarie, liste per Renzi. Il sindaco Bersani sarà di parola, altrimenti tutto diventa possibile. Poi spunta una lettera di Lavito da Berlusconi. Fini, il cavaliere è un corruttore. Buonaiuti, annuncia querele. Caro Silvio, ecco perché sei in debito con me. La Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, marcia su Roma in vista. Taranto, via i blocchi stradali dopo il secondo giorno di sciopero. Si prepara per ottobre una manifestazione nella capitale. Il ministro Clini rassicura. Minori emissioni con la nuova AIA. Fiduciosi gli operai sui camini. Dalla proprietà segnale di apertura. Industriale e Vescovi in campo per Monti Bis. Governo, dopo la benedizione USA, ok da Squinzi e Marchionni. Fitto, se vince Renzi, novità anche nel PDL. Tra fine Berlusconi, altri veleni e querele. In alto. Lecce, inchiesta per truffe e abuso in relazione a finanziamenti POR, la finanza in municipio, nei guai 8 funzionari e 14 imprese commerciali. La riforma, situazione confusa, i comuni decidono conquistare. Province, Lecce e Taranto, altre lite sul capoluogo. Brindisi alla finestra, BAT pronta alle barricate e da Molfetta attacca Bari, città metropolitana. Da Roma a Bari, giovani e giovanissimi impazziti, tutti in coda per una notte e finalmente l'iPhone Super. Fondi regionali, settimane bianche nel mirino, si indaga sulle spese di Emilia e Piemonte. La Gazzetta di Lecce, sospetti sui fondi POR, la finanza a Palazzo Carafa, l'inchiesta, 8 funzionari indagati con l'accusa di abuso in ufficio, nei guai anche i titolari di 14 imprese commerciali. Sotto la lente della procura, i finanziamenti per le aree bersaglio, in tutto 250.000 euro. Università, Startup Puglia 2012, innovazione al top, i cervelli salentini. Un software per l'individuazione e il contornamento del tumore e anche una bara biodegradabile per gli animali, la cerimonia a Bari. Sito ufficiale negato e scaramucce, stipula in salita, una vigilia di tensione fra Semeraro e Tesoro, incombe la scadenza degli stipendi, chi li pagherà? Alessio Gallipoli, travolse e ucciso una ragazza, colpevole ma non punibile. Infine chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia. Pagate i lavori o si chiude, SOS delle imprese salentine, 150 milioni di crediti dalla pubblica amministrazione. L'accorpamento delle province, fuga verso Lecce, 7 comuni votano per il passaggio. Incidente aereo Gallipoli, cade idrovolante, 2 in salvo. Indagato De Lorenzis, soldi spariti, la promoter, il cacciatore, accusa l'imprenditore. Il Lecce tra due proprietate, solo giugno, nessuna colpa sugli stipendi. Prima pagina, siderurgico le prospettive, Ferranti se ci fermano, rischi per l'occupazione. Il presidente Ilva, arrivano le perizie che ci scagionano. Aia pronta, 2 settimane per la svolta, parchi, petcock e tecnologie, ecco da dove si ripartirà. I disagi, è intervenuto anche il prefetto, fine della protesta, blocchi stradali, rimossi in serata. L'accorpamento degli enti locali, la grande fuga verso il Salento, plebiscito a San Pietro e altri 6 comuni votano il cambio. Province, caos, nessuna intesa, il piano, il 2 ottobre la cabina di regia recepirà le delibere dei comuni, l'assessore, parto difficile, Dentamaro riunisce presidenti, spaccatura su fusione capoluogo. La pagina di Lecce, il turismo che non ti aspetti, svedesi a Spiaggiabella e finlandesi a Frigole, scelgono il mare e muovono l'economia, finale di stagione con gli scandinavi, ancora temperature bollenti e dal nord Europa invadono le marine della città, il boom, spuntano gli argentini e il Salento diventa meta di soggiorni climatici, sorpresa sotto il barocco, ottobre con i sudamericani. L'allarme economia, crediti per 150 milioni, Salento in ginocchio, lancia in campo, in crisi anche l'indotto. Le imprese agli enti, pagare i lavoratori o moriremo, appello disperato delle aziende edili, tempi sempre più lunghi, dipendenti senza stipendio e posti di lavoro a rischio.
Infine chiudiamo con lo sport. Lecce, guai a snobbare la Tritium. L'esperto centrocampista uruguaiano giocherà a ridosso della punta. Piane, il 4-2-3-1 di Lerda. Parla Bogliasino. Pensiamo a salire in B, più che al record di vittorie. Infine il travagliato passaggio di proprietà della società. Il ritardo degli stipendi non siamo i proprietari, tesoro Junior. Avremmo voluto pagarli prima. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da